Ciao a tutti ragazzi, ben ritrovati sul mio canale, siamo qui oggi in un nuovo video e siamo qui oggi in un nuovo post GP relativo alla Formula 1 perché come sapete ieri si è corsa la 10ª tappa del campionato mondiale di Formula 1 a Silverstone. Quindi ragazzi, direi di non perderci troppo in chiacchiere e di iniziare subito a parlare della gara di ieri. Allora ragazzi, prima di iniziare volevo dirvi che questo post GP non sarà come i soliti che siete abituati a vedere per la MotoGP, perché in questo post GP parleremo solo ed esclusivamente dei momenti più significativi di questo weekend di gara e di conseguenza non parleremo della gara in generale di ogni pilota e delle posizioni che hanno guadagnato a fine gara. Oh ragazzi, che dire, è stata una gara veramente bella, con grandissimi colpi di scena e grandi lotte. I tre avvenimenti più importanti di questo weekend di gara che vorrei affrontare con voi sono stati nell'ordine: il weekend di gara rivisitato, l'incidente tra Max Verstappen e Lewis Hamilton e il secondo posto di Charles Leclerc con la Ferrari. Allora ragazzi, io direi di iniziare con il weekend di gara rivisitato, perché questo weekend è stato rivisitato. Allora, quest'anno si è deciso che in alcune gare del campionato il weekend di gara sarà composto dalla prova libera 1 nel primo pomeriggio del venerdì, mentre alla sera ci saranno le qualifiche. Dopodiché il sabato mattina ci saranno le prove libere 2 con la qualifica sprint, cioè una mini gara di 17 giri in base al circuito, ovviamente, nel quale l'ordine di partenza verrà stabilito dalle qualifiche del venerdì, mentre le posizioni ottenute nella gara sprint formeranno la griglia della gara domenicale nella forma in cui siamo abituati a vedere tutte le gare, diciamo. Ora direi di andare a parlare dell'incidente che ha fatto tanto scalpore in queste ultime ore tra Max Verstappen e Lewis Hamilton. Tutto è iniziato nel corso del primo giro, subito dopo la partenza, dove Lewis Hamilton è partito leggermente meglio di Verstappen ed è riuscito a mettergli le ruote davanti per qualche metro. Appena Verstappen ha visto che Lewis Hamilton gli aveva messo le ruote davanti, ha deciso bene di mettere tutte e quattro le ruote al di fuori della pista, riuscendo dunque a sorpassarlo. Dopodiché, nel rettilineo, dopo le prime tre curve, Hamilton ha deciso di riprovare a sorpassarlo. E dopo aver fatto tutto il rettilineo ruota a ruota, si sono ritrovati in staccata appaiati, ovviamente, no? E Max Verstappen ha chiuso molto la traiettoria e ha dovuto allargarsi. E di conseguenza Hamilton non è riuscito a fare la traiettoria ideale. Dopodiché hanno affrontato il rettilineo che li avrebbe portati alla curva Copse, dove è molto difficile sorpassare. Quindi i due si sono ritrovati ancora una volta appaiati in quella curva. Ovviamente uno dei due avrebbe dovuto alzare il piede e questo è stato fatto da Hamilton, mentre Verstappen avrebbe dovuto allargarsi, ma così non è stato e quindi il contatto è stato inevitabile. Verstappen in quel momento si è ritrovato in testa coda a grande velocità e con grande violenza ha sbattuto contro le barriere a bordo pista, compromettendo la sua gara, mentre Hamilton è riuscito a cavarsela con pochissimi danni alla sua auto. Allora, se ve lo state chiedendo, Verstappen è stato portato in centro medico per comunque dei controlli, perché comunque la botta è stata forte, e gli hanno fatto un attacco alla testa e sembra che tutto sia andato bene, quindi dovrebbe già esserci alla prossima gara. La gara è stata sospesa ed è stata data la bandiera rossa, quindi tutti i piloti hanno dovuto rimboccare la pit lane e aspettare fino a quando i commissari avevano finito di rimettere in sicurezza la pista. Allora, il mio parere personale su questo incidente è che sia Hamilton che Max Verstappen hanno le loro colpe, perché secondo me Hamilton non doveva tentare un sorpasso in quella curva perché è veramente pericoloso. Quindi avrebbe potuto aspettare e sferrare l'attacco in un punto meno pericoloso. Mentre Verstappen avrebbe dovuto allargare di più la traiettoria, lasciando più spazio ad Hamilton e non fare come se non ci fosse nessuno all'interno.
Quindi se volete sapere come la vedo io darei un 60% di colpa ad Hamilton ed un 50% di colpa a Verstappen. Poi ovviamente nei commenti fatemi sapere voi come la vedete. Adesso direi di andare a parlare dell'ultimo argomento di questo weekend, che secondo me è stato una cosa molto positiva per la Ferrari. Quindi parliamo della gara di Leclerc, che secondo me ha fatto veramente un capolavoro. Certo, poteva vincere, però secondo me non c'è stato niente da fare perché Hamilton era nettamente più veloce con le gomme hard, mentre con le gomme medie Leclerc è riuscito a tenere il passo di Hamilton standogli davanti per tutto il primo stint. E pensate che Leclerc, appena è uscito dalla corsia box con le gomme hard, aveva un vantaggio di 10 secondi su Hamilton, il quale da quel momento ha iniziato a fare giri veloci su giri veloci, recuperando 10 secondi in 9 giri. Cioè, incredibile, ragazzi. La Mercedes è di altissimo livello. E l'ha sorpassato, cioè, l'ha passato e ho detto: ma questo è Leclerc o è un incapace? A mio parere Leclerc ha fatto una grandissima gara e anche se non ha vinto, comunque è stato veramente un grande. E non ho nient'altro da dire. Spero che la Ferrari nella prossima gara riesca a fare ancora meglio e da quello che dicono tutti può essere una cosa vera perché in Ungheria, che sarà il prossimo GP, la Ferrari è veramente competitiva perché è una pista con molte curve e quindi la Ferrari va molto bene nel misto, come ovviamente è stato a Monaco e a Baku. E quindi spero per tutti i tifosi che riesca a fare una grande prestazione. Quindi ragazzi, siamo giunti anche alla fine di questo video. Io vi ricordo di mettere like al video se vi è piaciuto, iscrivervi al canale, attivare la campanellina per rimanere sempre aggiornati sui miei video. Quindi ragazzi, ci rivediamo al prossimo video. Ciao ciao!